una partita molto tosta come ce l'aspettavamo. E all'inizio siamo partiti comunque bene, siamo andati anche sopra di oltre la doppia cifra. Poi dopo abbiamo fatto un po' di fatica in difesa sulle cose che comunque ci aspettavamo, nel senso dai tiri dell'oro americano Zeslov da tre punti, soprattutto da uscita da blocchi, end off. Sapevamo che poteva segnarne anche diverse in fila, però siamo stati bravi comunque a stare lì. E poi dopo nel finale comunque mi ha sbagliato tanto anche al tiro e tutto, però difendendo forte non ci siamo mai disuniti e siamo riusciti a portare via una partita molto tosta. Sì, siamo partiti col focus giusto, determinati, come la partita scorsa, come non siamo riusciti a far vedere. Poi loro sono ritornati sotto il terzo quarto perché sono riusciti a trovare dei tiri difficili con il loro tiratore, ma noi, avendo fatto una partenza tosta, siamo ritornati sotto con la testa e siamo riusciti a riprendere la partita. E all'inizio abbiamo fatto un po' fatica a rimbalzo, però poi alla fine siamo riusciti a toglierli quei due o tre rimbalzi in più e loro hanno fatto fatica poi a reggere il nostro contatto fisico. È merito noi che abbiamo messo la cattiveria giusta. Allora, è difficile trovare la motivazione comunque. Secondo me ci manca ancora il fatto di riuscire a capire il momento della partita, che viene più facilmente poi fuori in trasferta, cioè si vede di più in trasferta, diciamo. Ma ad esempio anche oggi si è visto comunque, perché magari in alcune situazioni, al posto che in attacco tirare nei primi secondi dell'azione, dobbiamo magari cercare di costruire un tiro migliore, perché magari stiamo facendo fatica in difesa, quindi passarci un po' di più la palla, rallentare un attimo il ritmo. Secondo me è quella la cosa che può fare la differenza, perché poi in casa, in un modo o nell'altro, se magari alzi un po' l'intensità in difesa e metti un po' più le mani addosso, poi c'è il pubblico dalla tua parte, tutti gli arbitri vengono un po' dalla tua e riesci in un modo o nell'altro poi alla fine a portarla via. In trasferta invece magari poi prendi dei parziali che non riesci a recuperare, quindi penso alla gestione e capire il momento della partita. Questa secondo me è la cosa che possiamo fare meglio. Sempre nel finale un dettaglio, ma bastava un canestro facile, no? Cercare un canestro un po' più semplice per chiuderla, avete fatto tre triple. Sì, sì, esatto, sì, sì, ma me ne ricordo anche un'altra azione, cioè anche altre azioni in cui abbiamo magari un po' forzato un po' di più il tiro, oppure era meglio andare a prendersi anche solo un fallo per rifiatare un attimo, quindi capire un attimo cosa fare in che momento, ecco, questa è la cosa che secondo me si può fare meglio. Bella domanda. No, niente, secondo me la parola giusta è credere in me stesso ogni partita e devo iniziare a fare quello che so fare sempre e poi aggiungere mattoncino dopo mattoncino, minuto per minuto, perché sto lavorando tanto anche nel tenere la palla, l'allenamento, e quindi cose che in partita non ho ancora fatto, e quindi piano piano secondo me usciranno fuori. Convinzione. Sì, esatto. Secondo me è la nostra forza questa, perché se tutti possiamo segnare, se tutti possiamo avere dei punti nelle mani per la difesa avversaria, è più difficile gestirci e quindi è un punto a nostro favore. Poi è arrivato Nazza da poco, si è rimesso nel gruppo anche lui benissimo, quindi il gruppo è fondamentale per la squadra che siamo, secondo me, e con il basket che stiamo giocando. Sì, sono d'accordo anch'io sul fatto del gruppo, ovviamente. E Nazza è stato appunto un inserimento importante anche in ottica poi magari di quando rientra Luca, ci saranno delle rotazioni più ampie. E sicuramente abbiamo, secondo me, tante armi, perché comunque anche oggi ci sono stati momenti in cui uno giocava un po' meglio, altri in cui entrava un altro e dava il suo apporto. Cioè ognuno oggi, secondo me, ha veramente dato il suo contributo. E questa è stata, secondo me, abbastanza una costante
nelle partite che abbiamo giocato. E anche un'altra cosa, che spesso in ogni partita ci sono stati dei protagonisti diversi, oltre ovviamente a Cruz, che è quello un po' più Cruz, Marti, che sono quelli un po' più continui magari, però ogni partita c'è qualcuno che viene fuori, che fa cose importanti nei momenti decisivi, secondo me. Quindi sicuramente stiamo costruendo un gioco e anche una mentalità che non tutte le squadre sicuramente hanno in questo campionato.